Polifemo si è occupato delle iniziative di divulgazione e di applicazione della medicina sinestetica con il professor Pier Michele Mandrillo. Abbiamo seguito le tappe in quel di Cellino San Marco, presso appunto le tenute Carrisi e poi ancora presso Santa Cesaria Terme, Manduria, Carosino. La medicina sinestetica, ricordiamo, è quella branca di medicina che si occupa appunto degli effetti derivanti appunto dai nostri sensi, ma in una azione sinergica, collegata, proprio sinestetica, dal greco syun aistanomai, provare insieme, provare contemporaneamente sensazioni e quant'altro. Abbiamo visto come appunto degustando un buon bicchiere di vino i cinque sensi vengono cointeressati e appunto simultaneamente, per così dire, vivono. Questo in tutto il mese di agosto. È trascorso circa, sono trascorsi circa 30-40 giorni. Professor Mandrillo, tracciamo un po' il bilancio. Grazie, beh, un bilancio sicuramente positivo, parlano i numeri, non perché la matematica sia una delle leggi per eccellenza, ma in effetti Apulia Wine Ilt Sensory Project Scientific Testur, lo possiamo dire ad alta voce, è stato uno degli eventi scientifici che ha caratterizzato in maniera positiva quel trend che vede la Puglia ed in particolare il Grande Salento come un grande laboratorio di idee legate anche alla possibilità di attrarre tanti turisti. Dico questo dato in apertura perché i numeri parlano chiaro, come dicevo nella premessa, cioè il tour ha riguardato, come lei ricordava, quattro delle location più ambite di tutto il nostro Grande Salento. Siamo partiti dalle tenute Albano Carrisi, il 2 agosto, la sera del 3 agosto, la splendida location della terrazza della piscina sul Furia delle Terme di Santa Cesarea, ancora la sera successiva in una location proprio ad hoc, il caso di dire, come le antiche cantine Soloperto, dove per primo il signor Soloperto ebbe 35 anni fa l'idea di dire che il primitivo di Manduria non doveva più essere venduto ai grossisti del nord Italia, ma doveva essere imbottigliato. Con questo trend sul vino abbiamo poi concluso nello straordinario castello ducale d'Ayala Valva di Carosino il tour. I numeri dicono di oltre 2000 presenze, di quasi 400 bottiglie di vino degustate del nostro primitivo e del nostro Negramaro, di oltre 200 persone che hanno avuto la possibilità volontariamente di sottoporsi al test della medicina sinestesica. Lo dicono anche i servizi giornalistici, mediatici, delle più qualificate testate giornalistiche e televisive della Puglia, che hanno dato interesse seguendo con i loro telegiornali, con i loro speciali e questa manifestazione, e anche a Delta TV, che ringrazio il dottor Abbate per l'attenzione. Insomma, siamo soddisfatti perché abbiamo voluto lanciare dalla Puglia questa novità che le ricordava, la medicina sinestesica, nata ad opera del sottoscritto ma anche ad opera del collega dottor Giuseppe Fischetto, anche lui conterroneo, come io dico, perché un tarantino ed un brindisino. Quindi sì, siamo veramente soddisfatti.